Buongiorno a tutte e tutti, cari amiche e cari amici. In molti mi chiedete che cosa prevede il programma della Lega in tema di start-up. Beh, allora, il programma che vi semplificherò, si articola lungo quattro linee direttrici. La prima è quella di sviluppare l'ecosistema degli investimenti in start-up e PMI innovative, come innalzando per esempio il limite massimo del fondo di garanzia per finanziamenti nei confronti di startup e PMI innovative fino al 90%, riducendo il cuneo fiscale del 50% per chi assume e altre misure per le quali vi rimando sul testo del programma. La seconda linea direttrice è quella di defiscalizzare le plusvalenze e le minusvalenze sugli investimenti dedicati a startup e PMI innovative anche indiretti, così che per esempio, se investo in un venture capital che a sua volta investe su startup e PMI innovative, ho la detrazione o deduzione, secondo la misura fiscale che verrà applicata, e non devo solo godere dell'incentivo solo se investo direttamente in una startup. Quindi si stimola anche la crescita di fondi, che è fondamentale. Scusate, l'anacoluto percepito, ma è fondamentale per lo sviluppo di tutto l'ecosistema. La terza linea direttrice, una linea generale, che è quella di ridurre la burocrazia, tagliare la burocrazia e semplificare il più possibile la norma. E la quarta linea direttrice è quella sulla formazione dei talenti, non solo con la riattrazione delle italiane e degli italiani che sono andati all'estero, l'attrazione di nuovi talenti, ma anche formando le ragazze e i ragazzi nel paese alle cosiddette STEAM, quindi alle materie tecnico-scientifiche che sono fondamentali per lo sviluppo soprattutto della proprietà intellettuale. Per esempio, come Lega abbiamo già ampliato la norma per il rientro dei cervelli rendendola più competitiva rispetto agli altri stati europei. Se pensiamo che in Italia ci sono oltre 2 milioni di NEET, beh, la formazione è assolutamente fondamentale e il numero che vi ho appena citato lo rende lapalissiano. Grazie e a presto.